Intanto vi ringrazio per la pazienza con cui mi sono barcato i due turni di lezione invece che uno, ma come ho avuto occasione di spiegare, questo è stato un anno particolarmente sfortunato a livello organizzativo e così facendo termineremo anche prima del previsto. Dopo questa settimana, come forse avete visto dal calendario, ho preferito prevedere due settimane di non attività, perché è inutile, ritengo sia inutile fare un giorno di lezione la prossima settimana e un altro giorno prima del 1° maggio. Riprendiamo direttamente il 7 maggio sempre con questa modalità e poi le ultime invece l'ultima settimana e mezza torneremo al classico, soltanto lezioni mattutine. Che poi parlare di classico con Diderot è sempre abbastanza complicato, ma questo è un altro discorso. Per continuare il discorso iniziato questa mattina, vorrei prima tornare a fare un piccolo passo indietro nell'opera di Diderot fino al 1753, quando scrive L'interpretazione della natura, che è una delle poche opere di Diderot pubblicate, un'opera estremamente interessante. Wilson, l'autore di quella che è la più ponderosa, più importante biografia di Diderot, la definisce il Novum Organum del XVIII secolo. È un'opera anche di filosofia della natura, ma è sull'interpretazione che bisogna esistere, quindi sull'aspetto metodologico, quindi esattamente come il Novum Organum di Bacone voleva essere un nuovo metodo, una nuova via per i filosofi della natura, allo stesso modo Diderot, secondo Wilson, cerca di proporre un nuovo metodo alla filosofia del XVIII secolo per la conoscenza del mondo naturale, dove però questa volta gli elementi di critica sono rivolti non solo e non tanto alla filosofia aristotelica, nel senso più ampio del termine. Bacone nel Novum Organum cercava di porre la sua distanza con la filosofia precedente, quella antica e quella ancora rinascimentale. L'unico filosofo che sembra in qualche misura apprezzare, sappiamo, è Taresio, ma anche qui le cose in realtà sarebbero da precisare meglio. Diderot in quest'opera, come posso dire, rende ancora più complesso il suo già complesso rapporto con la filosofia moderna, con la scienza moderna, con la scienza fisica, con il cartesianismo genericamente inteso, cioè con quella filosofia che tende a identificare con la metodologia matematica la conoscenza della natura. Nell'articoletto 56 dice Diderot: si danno fenomeni ingannevoli che a un primo esame sembrano abbattere un sistema e che, meglio conosciuti, lo confermerebbero definitivamente. Qui appunto è già un problema che abbiamo già avuto occasione di affrontare, sulla difficoltà di individuare precisamente la tipologia di prove sufficienti o utili a corroborare un'ipotesi. In questo caso addirittura non si parla di ipotesi, ma di un sistema filosofico. Subito prima, nell'articolo 45, Diderot dice: allo stesso modo che in matematica, esaminando tutte le proprietà di una curva, si trova che si tratta di una medesima proprietà presentata sotto aspetti differenti. Così in natura, quando la fisica sperimentale sarà più progredita, si riconoscerà che tutti i fenomeni, dalla gravitazione, della gravitazione o dell'elasticità, dell'attrazione o del magnetismo o dell'elettricità, non sono altro che aspetti differenti della stessa affezione. Qui di nuovo lo spinozismo che sembra aleggiare in tutta questa filosofia è presente, già l'espressione affezione ci dice molto. Ma tra i fenomeni conosciuti che vengono riportati a una di quelle cause, quanti fenomeni intermedi restano da trovare per stabilire tutti i legami, colmare i vuoti e dimostrare l'identità? Non lo si può determinare. Questa pretesa della scienza della natura sul modello matematico, come possiamo dire, è un ideale decorativo. È un ideale decorativo a cui però è difficile dare vera attuazione. Forse esiste un fenomeno centrale capace di illuminare non solo i fenomeni già noti, ma anche tutti quelli che verranno scoperti col tempo. Un fenomeno capace di riunirli e formare un sistema.
ma in mancanza di questo centro di comune corrispondenza essi resteranno isolati. La scienza non è ancora capace, forse non lo sarà mai, quel modello scientifico unitario che tende in fin dei conti a leggere tutta l'unità naturale come unità a cui afferiscono le varie proprietà. È un modello di scienza quindi il cui ideale regolativo non è probabilmente mai veramente cogibile. Tutte le scoperte della fisica sperimentale non faranno altro che avvicinarli interponendosi fra loro senza mai riunirli, e anche se riuscissero a riunirli potrebbero solo dar luogo a un circolo continuo di fenomeni, ove non sarebbe possibile distinguere il primo fenomeno dall'ultimo. Non è impossibile in natura, come è invece impossibile in matematica, il caso singolare in cui la fisica sperimentale a forza di fatica arrivi a formare un labirinto nel quale la fisica razionale, smarrita e perduta, si aggirerebbe senza tregua. In matematica si riescono invece sempre a trovare, o per sintesi o per analisi, le proposizioni intermedie che separano le proprietà fondamentali di una curva dalla sua proprietà più remota. Questa distinzione che Diderot propone tra la fisica e la matematica è in qualche modo la sua specificità. La differenza è che la matematica, in fin dei conti, è una disciplina che lavora con concetti astratti che sono probabilmente forgiati dall'uomo, ma che soprattutto non hanno bisogno di avere, come dire, un controllo empirico, un riscontro del mondo empirico, proprio perché lavorando su concetti perfettamente definiti per via di definizione, prevede l'esaustività del processo. Per contro, invece, la fisica sperimentale è, potremmo dire, intrinsecamente impossibilitata a giungere all'esaustività, al punto che un sistema che pretenda di giungere a una tale completezza non può che cadere in contraddizione. E a volte questa contraddizione si esprime proprio in questa contraddittorietà dei fenomeni che sembrano ingannevoli, che sembrano... Vi ricordate la questione di Bacone e l'esperimento Crucis, un fenomeno che dovrebbe essere a un certo punto il risultato di un esperimento cruciale tale da permettere una decisione definitiva tra due ipotesi contraddittorie riguardanti la conoscenza di un determinato processo. Diderot è scettico a questo proposito, scettico. Lui, vabbè, ricordate quando aveva detto cosa degli scettici, che si è dogmatici da una parte e dogmatici dall'altra, ma in questo caso usiamo questo termine in senso lato, non crede molto. Tali fenomeni ingannevoli diventano un supplizio per il filosofo, soprattutto quando egli ha il presentimento che la natura lo inganni e si nasconda di fronte alle sue congetture mediante qualche meccanismo straordinario e segreto, cioè la presunzione della scienza moderna è che la natura sia trasparente, e questo è l'assunto da cui deriva tutta la scienza moderna, la scienza di D'Alembert in fin dei conti. In realtà, quando si presentano questi fenomeni, dice Diderot, il filosofo teme con imbarazzo che la natura gli nasconda qualcosa, sia più opaca di quanto ritenga. Questo caso imbarazzante si verificherà ogni volta che il fenomeno sarà il risultato di una molteplicità di cause cospiranti o opposte. Se le cause sono cospiranti, si troverà che la quantità del fenomeno è troppo grande per l'ipotesi che è stata fatta. Se sono invece opposte, la quantità risulterà troppo piccola. In qualche caso si ridurrà a nulla e il fenomeno finirà col vanificarsi senza che si sappia a cosa attribuire questo capriccioso silenzio della natura. Si giunge a sospettarne la ragione? Non si è certo progredito per questo. Si deve lavorare in vista della separazione delle cause. Si deve decomporre il risultato delle loro azioni e ridurre un fenomeno complicatissimo a un fenomeno semplice, o almeno rendere evidente la complicazione delle cause, il loro concorso, la loro opposizione, mediante qualche esperienza nuova.
operazione questa spesso delicata, talvolta impossibile. Di nuovo, si deve decomporre il risultato delle orazioni, delle cause. Qui è un appello, in qualche modo, forse probabile, di Diderot al procedimento di Condillac, l'analisi, l'attenzione quindi alla decomposizione, alla scomposizione del processo conoscitivo. Ma perché è così interessante questo accenno alla complicazione dovuta al grande numero delle cause? È interessante perché, tornando adesso a Sogni di D'Arambert, possiamo riaffermare, in qualche modo ricordare ancora una volta, come è proprio un grande numero di cause che permette all'uomo di affrontare il problema della generazione senza pretendere immediatamente di dare una risposta sulla base di poche informazioni, sulla causa di evidenze non adeguatamente evidenti. Prima ci siamo fermati, a proposito, ci siamo fermati sul problema della generazione, come veniva da Diderot proposta all'interno del Sogno di D'Arambert nella sua lettura di Epicuro, della filosofia epicurea. Epicuro, dicevamo, se quando dava per certo che la terra contenesse i germi di tutto e che le specie animali, sia il prodotto della fermentazione, avesse proposto di mostrare un'immagine in piccolo di ciò che era avvenuto in grande all'origine dei tempi, che cosa gli avrebbero risposto? Il rapporto tra macrocosmo e microcosmo. Qui c'è una rilettura in chiave materialista di quello che è un tema classico della filosofia moderna. Chissà se la fermentazione e i suoi prodotti sono esauriti? Chissà a quale istante siamo giunti della successione di questa generazione di animali? Chissà se questo bipede deformato, appunto, che noi chiamiamo uomo, non sia che semplicemente un momento in questo continuo sviluppo, in questa continua trasformazione della materia. Noi tendiamo a fossilizzare, è il caso di dire, delle specie come se fossero sempre esistite, senza tener conto che le specie attuali sono probabilmente soltanto un momento della trasformazione del vivente. Aggiungo all'altere come questo tema, di nuovo, sia a sua volta legato alla nascita dell'idea di uomo. Ancora, lo sto citando forse un po' troppo spesso oggi, ma fa niente. Foucault, tra le critiche mosse alla filosofia di Foucault, c'è il fatto che egli avrebbe in qualche modo storicizzato l'idea di uomo nelle parole e cose. A un certo punto dice una cosa tipo, probabilmente siamo alla fine, siamo giunti al momento della fine dell'uomo, la scomparsa dell'uomo. Quello che sarà poi non lo sappiamo ancora. È ovvio che Foucault non intendeva la scomparsa fisica dell'essere umano, per quanto ci siamo abbastanza vicini. Non dimentichiamo mai, a proposito ora di tutto, al di là delle battute, Foucault viveva, scriveva queste parole, parole e cose, siamo alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70 più o meno. Beh, scrivano in un momento di guerra fredda. È vero che lo stalinismo era stato superato e c'era stato Khrushchev, ma si era in piena guerra in Vietnam. Cioè, l'olocausto nucleare non era qualcosa di così distante nella percezione da quanto, rispetto a quello che possiamo pensare noi oggi. Quelli della mia età, voi no, quelli della mia età si ricordano benissimo come alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 fossero all'ordine del giorno le proposte di costruzione di bunker nucleari per difendersi dalla guerra atomica. Veniva dato come possibilità veramente
molto concreta, quindi anche la scomparsa dell'uomo non è che sia proprio un'idea così campata in aria, ma a parte questo, non era questo l'interesse di Foucault. L'interesse di Foucault era in realtà, in quanto critico della cultura, definire il processo secondo il quale si era costituita una certa immagine di essere umano che non era qualcosa che, lungi dall'essere naturale, era fortemente, diciamo pure, artificiale, strutturato, cioè culturalmente, costruito sulla base, per esempio, dell'idea di cogito, dell'idea di mortalità dell'anima, sull'idea delle sue analisi sulla storia della follia, sulla demarcazione netta tra follia come luogo delle potenze non umane e ragione come luogo dell'umanità, e accanto a questo con una serie di discipline legate insieme, la nascita di certe discipline. Ora, non, con questo non voglio dire che gli illuministi, un Diderot, come dire, lavorassero in questa direzione, ma che avessero la percezione molto forte della complessità del rapporto tra convenzione e natura, tra naturalità e artificialità. Torniamo al discorso che facevamo prima sul ruolo dell'autonomia e dell'analisi, della critica dei pregiudizi morali. Ricito forse per l'ultima volta oggi Montesquieu, quando sempre nelle lettere persiane a un certo punto sembra giungere a un paradossale elogio dell'incesto come sanzione della felicità familiare. È ovvio che Montesquieu non ritenesse l'incesto un dato accettabile socialmente o moralmente tollerabile, ma che sia qualcosa di innaturale è qualcosa di definito socialmente. Cioè il rapporto natura-cultura, il rapporto cardine, in fin dei conti, della filosofia francese del Settecento. Anzi, Jean Erard ha scritto un libro bellissimo sull'idea di natura in Francia del XVIII secolo, insiste sul fatto che l'idea cardine dell'illuminismo francese non è il progresso, come noi tendiamo a credere, è l'idea di natura. È la natura la vera idea intorno alla quale si costruisce l'illuminismo francese, proprio la Francia, perché intorno alla problematizzazione rispetto ai bisogni naturali e quindi al rapporto tra natura e cultura, a ciò che è giusto e ciò che non lo è in virtù di una presunta bontà o meno naturale dell'uomo. Tutti gli autori del Settecento, quantomeno tutti i maggiori autori del Settecento, Diderot, Voltaire, Rousseau, D'Holbach, eccetera, si pongono questo problema. Montesquieu affronta questo tema snaturandolo in un certo senso, perché arriva a dire nelle lettere persiane, in fin dei conti, in maniera al solito allusiva, che non esiste uno stato di natura. Tutte le descrizioni che Montesquieu fa delle condizioni più primitive delle associazioni dell'uomo, delle associazioni umane, sono sempre culturalmente determinate, che è una maniera molto sottile per negare l'idea stessa di naturalità della società umana. Diderot, tutto questo suo arrovellarsi sulla complessità del soggetto pensante, dell'identità della specie, dell'identità dell'individuo, è anch'esso una maniera per riflettere su questa problematica relazione tra natura e cultura. Chissà se tutto non tende a ridursi a un grande sedimento inerte e immobile, cioè noi viviamo in un momento della storia del cosmo in cui la Terra continua in qualche modo, sforza e fatica a produrre cose nuove, ma chissà se tutto non tende un giorno veramente all'immobilità per esaustione. Non è ancora l'entropia, ma ci siamo vicini, in fin dei conti. È proprio un'idea di evoluzione e di tempo storico che si presenta. Noi potremmo dire che Diderot, un po' come
molta parte del pensiero filosofico francese, soprattutto quello, diciamo, di area materialista, è fortemente influenzato da una prospettiva, potremmo dire, controfinalistica del cosmo. Cioè, se un Voltaire, almeno prima del disastro, del terremoto di Lisbona, in certi momenti sembra ancora avere fiducia, no? Qualche tensione di un Dio provvidente verso il bene, Diderot, che da questo punto di vista è sempre stato molto meno, come posso dire, dolce nei confronti di questa ipotetica divinità, non fa fatica a riconoscere che l'intero cosmo sembra strutturato semplicemente per disinteressarsi delle sue produzioni passeggere, quali noi siamo. Per cui fondamentalmente tutto il mondo è veramente costruito come se fosse per disinteressarsi noi, se non per distruggerci. Noi ci relazioniamo con il nostro ambiente in un rapporto che è di consumo reciproco. Fate un salto di circa 60 anni, pensate a Leopardi, che era un grande lettore di materialisti francesi del Settecento, insomma, e ci ritrovate, e pensate alla Ginestra, tutta la Ginestra, forse il vertice speculativo, e non solo poetico, di Leopardi, è costruito su questa idea. La natura non è che è maligna, nel senso che è interessata a noi al punto di distruggerci, sarebbe già qualcosa, sarebbe già, come dire, un riconoscimento di uno statuto speciale. E che noi per la natura siamo né più né meno di quel che sono le formiche. E quindi, esattamente come basta un niente per sterminare un'intera colonia di formiche, basta un piccolo sconvolgimento, un piccolo sommovimento del Monte Vesuvio per sterminare un'intera città. Che cosa possiamo fare noi di fronte al fatto che il mondo è controfinalisticamente strutturato, mettiamola così? In realtà l'unica cosa che possiamo fare noi è cercare di opporre resistenza a questo controfinalismo, costituire mediante la società, diceva Leopardi, costruire mediante i legami affettivi, i legami sociali, quelle barriere che ci permettono di sopravvivere un giorno in più. Non vinceremo mai la battaglia, perché alla fine moriremo comunque, ma forse riusciremo a costruire un mondo un po' meno doloroso. Ecco, Diderot si muove in una prospettiva di questo genere. Destrutturare il soggetto, depotenziare le pretese conoscitive dell'uomo, riconoscerlo piuttosto come semplice movimento transeunte all'interno dell'eterno movimento della materia, di una materia che per di più forse punta un giorno semplicemente ad essere una terra inerte, avendo consumato tutta quell'energia vitale che in questo momento sembra ancora essere presente. Può darsi che a quel punto spunterà fuori qualcos'altro. Chissà quale sarà la durata di questa inerzia, perché vedete, ecco l'importanza della scala temporale. Forse un giorno la Terra diventerà soltanto una massa inerte. E ma resterà per sempre una massa inerte? Non è detto. Nulla resta mai uguale. È sempre la legge del movimento della materia ferrea da questo punto di vista. Chissà quale sarà la durata di questa inerzia? Chissà quale nuova razza potrà risultare ancora da una massa così grande di punti sensibili viventi? Perché non un solo animale? Un gigantesco pianeta vivente. Che cos'era l'elefante alla sua origine? Forse l'animale enorme che c'è per adesso, forse un atomo, perché entrambe le ipotesi sono ugualmente possibili. Appunto, come dicevamo oggi, presuppongono solo il movimento e le diverse proprietà della materia. L'elefante, questa massa enorme, organizzata, improvviso prodotto della fermentazione, ecco il problema. Contro la generazione spontanea, tra i vari argomenti, viene portato il fatto che nessuno vedesse più formarsi questi animali. Com'è possibile che se la
gli animali, se le specie animali nascono, si generano spontaneamente dal movimento stesso della materia, non le vediamo più prodursi. Al di là dell'ingenuità della domanda, nel senso che nessuno pretende avere di spuntare fuori dalla materia un elefante fatto e finito, questa è la stessa domanda che circa un secolo dopo Lyell porrà al giovane Darwin: com'è possibile che, a fronte del fatto che vediamo sparire specie vegetali oltre che animali, non vediamo sorgerne altre? Com'è possibile questo? Darwin, sappiamo, poi compirà degli studi che tenderanno a spiegare come queste nuove generazioni siano in realtà sempre avvenute, avvengono ancora, ma semplicemente non le vediamo, non siamo in grado a volte di coglierle. Il problema è che non sappiamo anche distinguerle. È facile vedere sparire una specie, almeno apparentemente facile, sappiamo che non esistono più i dodo, ma siamo sicuri di saper riconoscere l'avvento di una nuova specie? Lo sapete che ogni tanto vengono fuori notizie, è stata scoperta una nuova specie da qualche parte, di insetto, di animale, eccetera. Come una nuova specie? Da dove spunta fuori? Una mutazione? Insomma, oggi il problema della mutazione è un problema centrale per svariati motivi. Allora, l'enorme elefante organizzato, improvviso, prodotto dalla fermentazione? La risposta di Diderot è interessante. Perché no? In realtà, cos'è che ci impedisce di accettare questa ipotesi? Il rapporto fra questo grande quadrupede e la sua prima matrice è minore di quello che c'era tra il vermiciatto e la molecola di farina che l'ha prodotto. Ma il vermiciattolo è solo un vermiciattolo, uno risponde. Attenzione, dice, siamo davvero sicuri che non noi, si dava per scontato che i vermi venissero generati spontaneamente all'interno della farina. E questo lo si dava come banale. Perché? Perché il verme è piccolo. E allora si accetta questo. Invece la produzione di un grande animale sembra assurdo. Ma dice di dire no, in fin di conti in proporzione è la stessa cosa. Ciò equivale a dire solo che quella piccolezza che impedisce di conoscere la sua organizzazione gli toglie quanto ha di meraviglioso dal punto di vista. Noi tendiamo a dare per scontato un qualcosa solo perché è piccolo, ma in realtà non c'è differenza di natura tra la produzione spontanea, se è vera, del verme e quella di un eventuale pachiderma. Il prodigio è la vita, è la sensibilità, non le dimensioni. Il prodigio, lo straordinario, consiste nel passaggio dalla materia inerte, da un'organizzazione inerte a un organismo. E questo prodigio non è più un... E qui resta sospeso. Da quando ho visto la materia inerte passare allo stato sensibile, nulla deve più meravigliarmi. Quale confronto fra un piccolo numero di elementi messi in fermentazione nel cavo di mia mano e la riserva immensa di elementi diversi sparsi nelle viscere della terra, alla superficie, dentro le acque dei mari, negli spazi dell'aria? Tuttavia, dato che sussistono le stesse cause, perché sono cessati gli effetti? È la scala. Cioè, accettare che sia possibile la generazione di nuove specie è legittimo nella prospettiva di Diderot, proprio perché la scala cosmica su cui dobbiamo lavorare e pensare ci legittima questa interpretazione. Perché non vediamo più il toro emergere dalla terra con le corna, puntare i piedi contro il suolo e liberare il corpo pesante? Lasciate passare, notate, lasciate passare la presente razza degli animali attualmente esistenti. Quindi aspettate e fate sì che queste specie spariscano. Lasciate agire per alcuni milioni di secoli il grande sedimento inerte. Notate la scala temporale. Non alcune migliaia di anni, alcuni milioni di secoli, cioè un tempo enorme. Forse per innovare la specie occorre 10 volte più tempo di quanto non ne sia concesso alla loro durata. Aspettate e non abbiate fretta a pronunciarvi sulla
sul lavoro della natura. Avete di fronte due grandi fenomeni: il passaggio dallo stato di inerzia allo stato di sensibilità e la generazione spontanea. Vi bastino, ricavatene le giuste conseguenze e in un ordine di cose in cui in senso assoluto non c'è né grande né piccolo, né duraturo né passeggero, guardatevi dal sofisma dell'effimero. Questo sofisma l'ho più volte citato. E qui che finalmente arriva. Dottore, chiede Giulio De Spinassi, che cos'è il sofisma dell'effimero? Risponde Bourdieu, è quello di un essere passeggero che crede all'immortalità delle cose. La rosa di Fontenelle, la quale diceva che a memoria di rosa non si era mai visto morire un giardiniere. Ecco, e questo è il grande salto che Diderot compie in queste pagine. In senso assoluto, dice Diderot, non c'è né grande né piccolo, né duraturo né passeggero. Tutto si realizza e tutto è in qualche modo al suo momento. Quindi noi non possiamo, sulla base semplicemente della nostra piccolissima prospettiva, che è una prospettiva limitata innanzitutto temporalmente, ma possiamo dire anche spazialmente. Poco fa aveva accennato a dei polupi di Saturno. Noi non sappiamo come avvengono le cose in altre porzioni dell'universo. Forse non sappiamo neanche come avvengono le cose in altre porzioni di questo pianeta. Figuriamoci se sapremo come avverranno le cose in un futuro lontanissimo in cui non ci saremo più con esseri di altra specie. Ecco, noi non possiamo presumere di dare una risposta senza aver adeguatamente compreso di nuovo la complessità delle cause che si concatenano. La rosa di Fontenelle, massima leggera e profonda, Giulio de Spinasse dice a questo punto: perché i vostri filosofi non si esprimono con la grazia di questo? Riusciremo a capirli. Anche qui Fontenelle era un autore molto amato nel Settecento anche per la sua straordinaria scrittura, divulgatore della filosofia, uno dei tanti grandi divulgatori della filosofia cartesiana, materialista, facilmente interpretabile come un materialista, ecco, mettiamola così. Che fosse davvero un materialista non ne sono così sicuro. Sicuramente l'interpretazione che gli dà nel suo Entretien de la pluralité des mondes è di questo genere. L'universo è infinito, composto da una pluralità di mondi a loro volta infiniti, ciascuno dei quali al loro interno producono forme di vita diverse. È il perenne movimento della materia che legittima e giustifica questa interpretazione. Francamente, dice Bourdieu, non so se questo tono frivolo sia conveniente ad argomenti tanto gravi. E quali sono questi argomenti tanto gravi? La risposta di Bourdieu: la sensibilità generale, la formazione dell'essere sensibile, la sua unità, l'origine degli animali, la loro durata e tutte le questioni attinenti a tali problemi. Cioè tutte le questioni di cui Diderot ha in qualche modo già parlato nella prima parte del dialogo, che qui vengono riprese e approfondite. Notate, Giulio de Spinasse, queste le chiamo follie, di cui permette di sognare quando si dorme, ma delle quali un uomo di buon senso non si occuperà mai da sveglio. Durante il sogno, durante il sonno, è possibile lasciarsi andare a certe fantasticherie, ma un uomo sveglio non può occuparsi di queste cose, perché alcune cose sono così chiare che è inutile cercarne la ragione. Altre così oscure che non si capisce nulla e tutte sono perfettamente inutili. Guardate che questa era anche la classica critica che veniva mossa fondamentalmente alcuni temi riguardanti la metafisica, dove per metafisica non dobbiamo intendere soltanto i dilemmi riguardanti l'immortalità dell'anima, ma appunto il problema per esempio dell'identità personale. Non dobbiamo solo intendere il problema dell'esistenza di Dio, ma il fatto che un cosmo fosse un cosmo ordinato o meno. E di nuovo, ripensate semplicemente a proposito della problematicità di questi temi,
alla ragion pura kantiana e al dibattito riguardante le antinomie o ancora i paralogismi. In fin dei conti, i paralogismi della ragion pura di Kant, di cosa si occupano? Dell'impossibilità di dimostrare l'immortalità dell'anima per via puramente razionale. Sempre questo argomento. Il Kant innamorato della metafisica, questo sapete, è una cosa che diceva Kant di se stesso, che è diventata anche lei una vulgata storiografica, ma non dobbiamo mai dimenticare di quale metafisica stiamo parlando. Si parlava di una metafisica che aveva i suoi oggetti, che erano fondamentalmente Dio, e di lì le critiche kantiane, le prove a priori o a posteriori dell'esistenza di Dio, l'anima, e di lì il problema della perfetta comprensione del significato di io, che cosa si intendesse quando si usava la parola io. In Kant, già detto, già ripetuto e ripeterò spesso, io penso è una rappresentazione che deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni, quindi in qualche modo è la rappresentazione più importante, ma sempre la rappresentazione è. E Diderot, io non è altro che una parola in fin dei conti, è a sua volta un fenomeno, una consapevolezza di un'unità che è un'unità fisica anzitutto. D'Alembert che nel sonno si tasta per assicurarsi di esserci tutto presente, ma che a sua volta è un'unità composta da varie unità, i vari organi che non sono altro che altri animali che si confederano in qualche modo, c'è una confederazione di organi, l'idea ippocratica che permane in Bourdieu in questi autori, il mondo, la terza idea metafisica kantiana, come insieme, come totalità coerente dei fenomeni. No, totalità. Allora, proprio adesso il mondo sia finito o infinito, se sia eterno o se si abbia avuto un inizio a un certo punto del tempo, se sia divisibile all'infinito oppure no, se abbia una causa libera o se sia, come posso dire, strutturato per una relazione di causa-effetto in maniera assolutamente ferrea. Le antinomie kantiane danno appunto due risposte che non è mai possibile, potremmo dire, per via teoretica, discriminare e scegliere. Non possiamo dire è vera una e falsa l'altra. Per esempio, a proposito di un problema metafisico, quale è quella della libertà umana. Se il mondo è strutturato per causa-effetto, non è mai possibile, in nessun caso, che la catena delle cause si spezzi e che intervenga a un certo punto una causa libera, quale dovrebbe essere la volontà umana. Ma voi pensate, se togliete la causa libera, la causalità libera, la volontà umana, di nuovo in campo, critica la geopratica, viene a crollare completamente la morale. E questa era l'accusa che veniva mossa, per esempio, ai vari d'Holbach, Rametri, Diderot, eccetera, eccetera. Ma se voi affermate l'impossibilità della libertà umana, allora non è più possibile una morale. Diderot, in tutta la sua opera, si confronta con questo problema cercando di dare una risposta diversa. Dice, no, è possibile una morale, ma è una morale fondata sulla conoscenza anzitutto delle leggi della natura dell'uomo, delle leggi della sua natura fisica e noi diremmo psicologica, gestione della teoria avrebbe detto ideologica. E quella libertà che sembra impossibile come libero arbitrio è indiscutibilmente impensabile, ma il libero arbitrio è di per sé un paradosso. Ciò non toglie, e qui torniamo alla relazione complessa tra natura e cultura, che ci sia sempre un margine di libertà, un margine di riflessione e di autoriflessione, che fa sì che io sia capace in qualche modo di, se non controllare totalmente, direzionare, attenuare, cercare di tenere sotto controllo i miei impulsi. E qui torniamo al discorso di stamattina riguardante il ruolo della medicina come scienza sociale, come scienza morale, come insegnamento di una nuova morale.
dal momento che io non posso risolvere questi problemi, dice Giuridre Spinas, perché mi interessa della loro importanza? Perché mi devo interessare? Qui in qualche modo sembra quasi riecheggiare Hume, vi dirò, quando alla fine è trattato sulla natura umana, dice, vabbè, ma se i libri di metafisica non mi servono, bruciamoli, se non sono capace di risolverli, abbandoniamoli. Ovviamente anche lì Hume, questo era il termine paradossale di un percorso di altro genere. E allora, la risposta di Bourdieu è estremamente interessante. Per prendere partito su problemi come l'intelligenza suprema, senza avere un'opinione precisa sull'eternità della materia e sulle sue proprietà, non è possibile. È possibile per prendere partito su un problema tipo la distinzione delle due sostanze, anima e corpo, sulla natura dell'uomo e la produzione degli animali, quindi la generazione, non è possibile prendere partito se non dopo un'adeguata riflessione. Questo non si può risolvere il problema dicendo che sono problemi irrisolvibili e quindi è inutile anche affrontarli, come sembrava dire Mademoiselle de Spinas. Perché, dice Bourdieu, come fate a sapere che non sono risolvibili se non li prendete in esame? Cioè, come vanno affrontati? Ma intanto, potrei chiedervi quali sono quelli che vi appaiono così chiari da farvene ritenere inutile l'esame? Di nuovo, il primo lavoro da fare per un filosofo, anche per un medico filosofo come Bourdieu, è lavorare sui pregiudizi. Ci sono alcuni problemi che ritenete inutili perché sono irrisolvibili. Mi verrebbe da dire quasi una sorta di interpretazione molto 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 volgare ante litteram della famigerata proposizione 7 del Tractatus di Wittgenstein. Di ciò di cui non possiamo parlare dobbiamo tacere. Non è vero, non è questo. A parte in Wittgenstein aveva tutt'altro significato, ma non è questo il punto. Non esistono in un certo senso problemi irrisolvibili, o meglio, forse esistono problemi irrisolvibili di fatto, ma non possiamo affermare linee di principio se sono problemi irrisolvibili, se prima non proviamo a esaminarli con attenzione. Ma prima ancora, quali sono quelle questioni che sembrano talmente evidenti che non vale neanche la pena perderci tempo? Per esempio, dice Mademoiselle de Spinas, quelli relativi alla mia unità, al mio io. Per Bach, mi pare che non occorra chiacchierare tanto per sapere che io sono sempre stata io e non sarò mai un'altra. Ecco, questo è il più originario, se vogliamo, dei pregiudizi, il più evidente anche. Chi di noi metterebbe mai in dubbio il fatto di essere stato qualcun altro o qualcos'altro? Ovviamente questo non è neanche un tema, di nuovo, a volte a livello di racconti, le riflessioni che vengono fatte nel 600-700 sul tema della metempsicosi, in realtà, già accennato a Montesquieu che scrisse La storia vera, ma era questo un tema frequente nella letteratura dell'epoca, era in realtà un problema per affrontare proprio il significato dell'identità. L'identità è un costrutto che si consolida nel tempo attraverso le esperienze, la consapevolezza, la memoria e la cultura. Quest'ultimo termine, che in questo momento in Diderot è ancora assente, ma che in qualche modo Diderot in quest'opera sembra non accennarvi molto, ma in realtà è onnipresente, è quello che distingue veramente, come posso dire, l'uomo dal resto del regno animale. Non perché gli altri animali non abbiano una cultura, lo sappiamo in fin dei conti, da Montaigne per giungere fino a Itar, il problema della cultura del mondo animale è un problema sempre presente, ma non hanno una cultura altrettanto raffinata, non hanno la nostra cultura. Ciò che definisce il filosofo è sempre la sua decisione di esercitare il controllo razionale, potremmo dire, sui propri impulsi. Qualche anno dopo questa operetta, un autore come Marmontel, un romanziere, che amava molto i filosofi, era amico di Voltaire e di Diderot, tra gli altri, scrive per esempio in una
in uno dei suoi racconti, il cui protagonista, i protagonisti sono Socrate e Alcibiade, una vicenda abbastanza banale apparentemente, ma anche di molto interessante e anche molto divertente. I racconti di Marmontel sono veramente molto divertenti. Alcibiade si pone il problema se deve sposarsi oppure no. E con chi? C'è una fanciulla che mi sembra adatta, virtuosa, gentile, bella, buona, eccetera, 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 ma lui ha dei dubbi. Ne parla con Socrate che, come ben sappiamo, ha avuto un pessimo matrimonio, perché Santippe, la moglie di Socrate, è passata nella storia come essere la moglie peggiore possibile e immaginabile. Alla fine della serie di vicende, Alcibiade, dopo aver conosciuto alcune donne, è sempre più indeciso di sposarsi o meno, e Socrate risolve la questione. Sposati. E con chi? Con la prima ragazza che abbiamo parlato. Ma perché? Dice, se poi sbaglio, faccio guarda, risponde Socrate, tu ti stai ponendo le domande sbagliate. Se ti sposi, sei fortunato, lei scoprirà di essere una brava moglie, sarai un uomo felice. Cioè, costruirai una relazione felice in cui entrambi sarete lieti l'uno dell'altro. Se sarà una cattiva moglie, diventerai un filosofo. In entrambi i casi ci avrai guadagnato. In entrambi i casi ci avrai guadagnato. Cioè, in entrambi i casi, comunque, avrai raggiunto un livello superiore di consapevolezza e di vita. Perché se avrai un matrimonio felice, allora vorrà dire che avrai realizzato, ti sarai realizzato di più come essere umano, avrai superato questo tuo livello, come dire, di incompletezza, in cui tu ti senti inadeguato, e sarai più felice, e la felicità è sempre uno degli obiettivi della vita umana. Se invece non sarà un matrimonio felice, tu per affrontare questo problema diventerai, come Socrate, diventerai un filosofo. Cioè imparerai a gestire, imparerai ad imparare dai tuoi errori e dal confronto continuo con un'altra persona, e in entrambi i casi quindi sarai qualcosa di più. Ecco il ruolo della cultura, un supplemento. Il fatto dell'identità personale, dell'unità dell'io, dice Bourdieu, è senza dubbio chiaro. Ma la ragione del fatto non lo è in alcun modo. Nessuno vuole mettere in dubbio l'unità dell'io e l'unità del corpo. È un fenomeno assolutamente evidente. Ma la ragione di questo fatto non è invece altrettanto evidente. Di nuovo, se non vogliamo accettare ipotesi spirituali che Diderot ha liquidato nella prima parte. Soprattutto nell'ipotesi di coloro che ammettono una sola sostanza, e qui di nuovo i materialisti, diciamo quel vago spinozismo su cui ho più volte insistito, e spiegano la formazione dell'uomo o dell'animale in generale per apposizione successiva di molte molecole sensibili. Tutta la descrizione che aveva fatto D'Alembert nel sogno poco prima precedente. Ogni molecola sensibile aveva il suo proprio io prima di unirsi all'altra, ma come lo ha perduto e come da tutte queste perdite è risultata la coscienza di tutto? Cioè, che cos'è la coscienza, in fin dei conti? Questo è il problema. Ogni essere vivente, ogni molecola sensibile addirittura, probabilmente ha una sua propria coscienza, più o meno sviluppata. Ma nel momento in cui molecola sensibile si unisce a un'altra molecola sensibile per dare vita a qualcosa di più grande, che cosa avviene della loro coscienza individuale? Sparisce? Diventa qualcos'altro? Si fonde anch'essa? È di nuovo il tema della formazione della sostanza pensante. In questo caso si può parlare di formazione, la sostanza. Non esiste una sostanza pensante, è un io che si costituisce attraverso l'agglomerato di svariate idee, forse di svariate coscienze particolari, di vari organi che costituiscono i corpi degli animali.
Ogni molecola sensibile, beh, Mademoiselle di Respinare si risponde, mi sembra che il solo contatto sia sufficiente. Ecco un'esperienza che ho fatto 100 volte, ma aspettate, bisogna che vada a vedere cosa succede fra quelle tende. Dorme, va bene. Quando metto una mano sulla coscia, in principio mi accorgo bene che la mia mano non è la coscia, ma dopo un po', quando il calore è uguale nell'uno e nell'altra, non le distingo più. I limiti delle due parti si confondono, le due cose fanno una cosa sola. Qui sta mimando Diderot una serie di esperienze, anche qui da Descartes in poi, abbastanza consuete nell'ambito della letteratura filosofica. Come faccio? Cioè, la difficoltà della distinzione è superiore. Questa esperienza che in qualche modo è il limite tra sonno e veglia. Io poggio la mano sulla coscia e a un certo punto non mi rendo più conto di cosa distingo l'una dall'altra. È come se la materia si fosse fusa, come se la sensibilità si fosse in qualche modo trasferita dall'una all'altra. Finché, dice Bourdieu, non vi si punge l'una o l'altra, allora rinasce la distinzione. C'è dunque in voi qualche cosa che non ignora se è stata appunto la mano o la coscia, e questo qualche cosa non è il vostro piede, non è nemmeno la vostra mano che è stata punta. È la mano che soffre, ma saperlo è un'altra cosa che non soffre. Questo è il problema classico, che si riconduce ancora, sempre cartesianamente, al dilemma dell'arto fantasma. Questa è una questione che appunto studi di neurofisiologia hanno poi affrontato lungamente. Come è possibile che io, dopo aver subito l'amputazione di un arto a distanza anche di anni, continui a avvertire per esempio il prurito di quell'arto, in quell'arto, in quel punto preciso? O ancora, com'è possibile che io avverta tramite i piedi la sconnessione della pavimentazione stradale mentre guido? Pensate, perché? Non sono io a toccare il terreno, eppure mi sembra di avvertire con estrema precisione i vari punti di disconnessione. Molto spesso c'è qualcos'altro che rielabora gli stimoli. Io credo, dice Mademoiselle delle Spinasse, che sia la mia testa. Tutta la testa? No. Ma ecco, dottore, mi spiegherò con un paragone. La ragione delle donne e dei poeti è fatta quasi tutta di paragoni. Immaginate un ragno. E qui, molto sempre il gusto di Diderot per insinuare gli elementi di disturbo, proprio nei momenti in cui finalmente Giulio di Respinasse espone la sua teoria, si intromette Lambert. Chi è? Siete voi, Mademoiselle di Respinasse? Silenzio, silenzio, credo che si sia riaddormentato dopo un po'. E invece, non si è riaddormentato, ma continua. Perché, sogna D'Alembert, sono quello che sono? È stato necessario che io fossi ciò che sono? Qui sì, ma altrove? Al pole? Al polo? Sotto l'equatore? In Saturno? Se in distanza di alcune migliaia di leghe muta la mia specie, che cosa accadrà a una distanza di alcune migliaia di diametri terrestri? E se tutto è in continuo fluire, come ovunque dimostra lo spettacolo dell'universo, che cosa mai produrranno qui altrove la durata e le vicissitudini di alcuni milioni di secoli? Chissà che cosa sia l'essere pensante e sensibile di Saturno? Ma esistono poi in Saturno pensiero e sensibilità? Perché no? L'essere sensibile e pensante in Saturno avrebbe forse un numero maggiore di sensi dei miei? Se così è, l'abitante di Saturno è ben infelice. Più sono i sensi, più sono i bisogni. E qui poi Bourdieu glossa, ha ragione. Gli organi producono i bisogni e reciprocamente i bisogni producono gli organi. Più sono i sensi, più sono i bisogni. Tutto anche qua il dibattito settecentesco sull'origine dei bisogni e sulla sensatezza dei bisogni, e quindi anche sulla necessità di soddisfare, come dire, una gerarchia di bisogni e sull'artificialità dei bisogni eventuali.
ma l'origine di tutti i bisogni sono i sensi e la sensibilità, e quindi l'origine di tutti i bisogni è in questa matrice sensistica che dipende a sua volta dalla quantità, dalla nostra conformazione psicofisica. Esseri con più sensi hanno più bisogni e quindi sono più difficili da soddisfare, primo livello. Secondo livello, i nostri organi sono la causa dei nostri bisogni. E fin qui potremmo dire che materialisticamente lo comprendiamo bene. Ma che i nostri bisogni siano a loro volta causa dei nostri organi è un discorso un po' più complicato. Qui trovate, indiscutibilmente, come posso dire, uno degli elementi di riflessione su cui lavorerà Lamarck qualche anno dopo, quando fornirà la sua teoria dell'evoluzione, quella secondo la quale il bisogno crea l'organo, potenzia l'organo. La cosa anche lì fin troppo facilmente esemplificata con l'immagine della giraffa che sviluppa il suo collo perché si deve, tra virgolette, si sforza, e così facendo poi però trasmette alle sue prole quelli che sono caratteri acquisiti. Il problema dell'ereditarietà di caratteri acquisiti. Anche qua è un tema estremamente complesso. Qui Diderot sta di nuovo, in qualche misura, molto sottilmente polemizzando con Helvetius e con tutto il dibattito che, a partire da Condillac, Helvetius, lui stesso, la lettera sui ciechi e gli altri, si è sviluppato in Francia. Perché se in qualche misura, se non proprio i nostri organi, diciamo pure comunque la nostra organizzazione psicofisica è influenzata, è modificata dai bisogni e quindi fondamentalmente dalla sensibilità, dai nostri sensi, è possibile pensare, come proponeva Helvetius nel suo dell'esprit, ma anche nel suo l'homme, Diderot scriverà delle remarque molto interessanti a queste due opere, è possibile ipotizzare, come farà Helvetius, una qualche forma di educazione dell'uomo e dei sensi che mira alla trasformazione, alla modificazione dell'uomo. Anche qui, attenzione, non necessariamente dobbiamo pensare a una modificazione della conformazione fisica, non è questo il punto, ma sicuramente a un'educazione dei bisogni, cioè a naturalizzare in qualche modo, a naturalizzare un'educazione più, possiamo dire, morale. Se i nostri organi possono essere modificati dai sensi, se non addirittura prodotti, se la nostra educazione può trasformare in qualche misura la nostra conformazione psicofisica, di nuovo l'ideologia dei suoi trasi qualche anno dopo, l'attenzione posta alla origine delle idee e come queste idee possono essere in qualche misura combinate, come l'educazione può intervenire per favorire certe combinazioni e non piuttosto altre, perché ci sono alcune leggi di associazioni che appartengono, come possiamo dire, quasi alla natura, probabilmente affondano davvero le loro origini nell'encefalo, nella conformazione del cervello, come dirà anche Cabanì: il cervello si cerne pensieri come lo stomaco si cerne succhi gastrici. Ma ci sono altre idee la cui associazione sembra una legge di natura e in realtà è una legge di convenzione. L'attenzione posta da testi di Tracy, con Dorsè, prima ancora ovviamente Rousseau, in fin dei conti, all'educazione, alla scuola proprio, perché Rousseau scrive un Emilio che è un manuale, come dire, mi verrebbe quasi a dire un trattato di pedagogia generale, né più né meno, come i principi di Newton siano un trattato di fisica, cioè delinea il quadro generale intorno a cui
su come deve essere formato un cittadino. Condorcet, durante gli anni della rivoluzione, scriverà opera a favore dell'istruzione, di come si devono costruire le scuole, come ne sono pensate, anche contro la *ratio studiorum* dei gesuiti, per fare un esempio, che rimangono in qualche misura il modello per eccellenza, ma non solo loro. Cioè, che cosa studiare, come studiare, quali sono i processi che permettono ai bambini di crescere meglio, più sani, più solidi anche emotivamente. E così via. Se appunto io se ritengo che i sensi influiscono sugli organi, se ritengo che quindi l'educazione sensibile influisca sulla mia conformazione organica, questo assume anche l'idea di una trasformazione della natura, come dire, intendendo la natura qualcosa come un qualcosa di molto più maleabile. Perdonate questa espressione, manipolabile di quanto si crede. Cioè la natura non è come affermava un Lametri o come ritiene ancora un Diderot, manipolabile fino a un certo punto. Cioè noi possiamo intervenire a certi livelli, possiamo favorire determinate dinamiche, ma non possiamo violentare la natura oltre un certo livello. Non è possibile. Per Retzius questo elemento era molto più sfumato. Tenete conto che questa interpretazione del materialismo, diciamo sul modello di Retzius, ritornerà per esempio in Unione Sovietica ai tempi di Stalin, quando verrà affermato che è possibile modificare culturalmente, cioè tecnologicamente, non avremmo detto poi, anche leggi della genetica. Quelli che allora venivano scoperti come legge genetica. Per esempio, nella prospettiva dell'Unione Sovietica staliniana, il darwinismo veniva ostracizzato a favore del lamarckismo. Perché? Perché Lamarck era appunto sostenitore dell'ereditarietà di carattere acquisiti, cioè si presumeva la possibilità di poter trasformare addirittura la natura. Le leggi erano manipolabili. Ancora oggi, se ci pensate, questo è un tema piuttosto complesso. C'è la possibilità che si ha di intervenire. Oggi, in ambito biologico, è un tema, è qualcosa che non è ancora stato completamente sviscerato. Io penso che Diderot si divertirebbe moltissimo oggi su questi temi, perché poi fondamentalmente sono esattamente i temi che lo appassionavano di più. Cioè, come e fino a che punto è possibile intervenire nel mondo naturale per modificare, trasformare, orientare anche, non aveva parlato di questo tema, lo sviluppo degli uomini e delle società. Non vedo per quale motivo non sia possibile intervenire sulla natura. Perché? Perché in Diderot e tutti questi autori l'uomo fa parte della natura. Cioè, l'obiezione veniva mossa già ai tempi di Diderot a questi autori, e in qualche modo su una presunta sacralità delle leggi naturali, come se l'uomo non facesse parte di questo regno naturale, come se l'intervento dell'uomo nel mondo naturale, nelle presunte leggi che governano la natura, fosse un intervento profanatore. Ma l'uomo ha sempre manipolato la natura. Se ci pensate, il più potente strumento di manipolazione che l'uomo ha sempre avuto nei confronti della cosiddetta natura è l'agricoltura. Che cos'è l'agricoltura se non una manipolazione e una trasformazione di prodotti che presentano caratteristiche completamente diverse da quelle che avevano prima dell'intervento umano? Non mi ricordo se vi ho già parlato una volta, c'è un bel romanzo di Jack London intitolato La peste scarlatta, ambientato nel 2011, se non ricordo male, scritto nel 1911, ambientato nel 2011, in cui l'immagine come una terrificante pestilenza abbia di fatto sterminato la quasi totalità del genere umano. Sono rimasti con questi uomini comincerano con molta fatica a
ricostruire una forma di società, London gli dice sempre questa forma di società è sempre costruita intorno al binomio sacerdote-guerriero. Quello era un accenno all'antropologia di quegli anni, gli studi di antropologia di quegli anni molto interessanti. Tutte le società sono costruite intorno a questo doppio ruolo. C'è il sacerdote e c'è il sovrano, cioè c'è il guerriero. E poi ci sono i produttori. Dalla triade, qualche anno dopo, la triade che Dumézil spiegherà in altri contesti, se ci pensate anche alla triade platonica. In fin dei conti i filosofi sono i sacerdoti, quello che conoscono il vero, poi ci sono i guardiani, propriamente detto, e poi ci sono i produttori. Ma a parte questo, la cosa che London mette in rilievo in quel romanzo è che a un certo punto tutti i cani diventano uguali, taglia media e più o meno lo stesso colore. Perché? Perché abbandonati a se stessi, cioè senza l'intervento dell'uomo che procede con la selezione delle razze, i cani non si differenziano più. La grandissima quantità di specie canine, lo sappiamo, è a meno di 200 anni. L'uomo è sempre intervenuto. La natura tende, potremmo quasi dire, secondo questa interpretazione, a una fondamentale uniformità. In realtà è l'uomo spesso, a quel punto, oggi forse le cose sono cambiate, a intervenire differenziando, moltiplicando le specificità. Quindi la capacità che ha l'uomo di modificare i corpi, quindi dirò, come verrà accennato nella terza parte, tutto sommato non è che sia una cosa, una prospettiva che lo sconvolga particolarmente. L'uomo si viene a fare quel che la natura ha sempre fatto, e dato che l'uomo fa parte della natura, è un processo anche questo naturale. Allora, a proposito degli organi che producono i bisogni che producono gli organi, dice Bordet, ho visto due moncherini che a lungo andare diventavano due braccia. Ma dove si andrà Spinas? È una menzogna, la risposta di Bordet. È una verità. In mancanza delle braccia ho visto le scapole allungarsi, muoversi come pinze e diventare due moncherini. Mademoiselle delle Spinasse. Follie! È un fatto. Fate l'ipotesi di una lunga generazione, di una lunga serie di generazioni prive delle braccia. Immaginate sforzi continui e vedrete le branche di queste pinze allungarsi sempre di più, muoversi avanti e indietro, provvedersi forse di dita alle estremità e diventare infine braccia e mani. La conformazione originale si altera o si perfeziona con la necessità e con le funzioni abituali. Camminiamo così poco, lavoriamo così poco e pensiamo tanto che io non dispero che l'uomo finisca con ridursi alla sola testa. Qui ovviamente c'è l'ironia che è importante, la testa, è ben poca cosa. Spero che la sfrenata caratteria mi fate venire in mente idee ben ridicole. E poi ancora dell'Ambert. Sono dunque così perché è stato necessario che fossi così. Perché? Ma questa necessità è un'affermazione ex post. E risultato? Cambiate tutto e cambierete necessariamente anche me. Ma il tutto cambia senza posa. Non c'è un momento di pausa. L'uomo è solo un effetto comune, mentre il mostro è un effetto raro. Qual è la differenza tra l'uomo e il mostro? Soltanto che il mostro è più raro, è una rarità, mentre l'uomo è un effetto comune. Tutti e due ugualmente naturali, ugualmente necessari, ugualmente nell'ordine universale generale. Che c'è di strano in tutto ciò? Tutti gli esseri circolano gli uni negli altri, di conseguenza tutte le specie. Tutto è un perpetuo fluire. Qui sono Lucrezio, lo ritrovate a piene mani. Ogni animale è più o meno uomo. Questo è interessante. Cioè, la specie umana non ha niente di nettamente distinto dalle altre specie animali. Ogni animale è più o meno uomo, ma attenzione, poi che significa per esempio questo? Beh, che se proviamo a un esame
anatomica della maggior parte degli animali, troviamo per cominciare la stessa struttura. Non hanno anch'essi, non sono anch'essi speculari. Questo è da Jean Descartes, ma posso molto in rilievo l'importanza di questo aspetto. Noi siamo fatti come se fossimo uno specchio. Siamo divisi esattamente a metà. Abbiamo una cassa toracica che protegge i due polmoni che sono tra loro speculari, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per gli animali. Troviamo gli stessi organi degli animali. Tra noi e un topo troviamo esattamente gli stessi organi, i cuori, i polmoni, il fegato, milza, eccetera, eccetera. Quindi, cosa viene di strano nell'affermare che ogni animale è più o meno uomo? Ma ancora, ogni minerale è più o meno pianta. E ancora, ogni pianta è più o meno animale. Qui il passo è già più problematico, ma è la questione affrontata nella prima parte del dialogo. La distinzione tra vivente e non vivente, tra sensibile e inerte, è molto più difficile quanto si crede da fare. Non vi è niente di preciso in natura. Ogni cosa è più o meno una cosa qualunque, più o meno terra, più o meno acqua, più o meno aria, più o meno fuoco, più o meno appartenente all'uno o all'altro regno della natura. La vita è un seguito di azioni e reazioni. Da vivo agisco e reagisco in massa, da morto agisco e reagisco in molecole. La differenza tra un uomo vivo e un uomo morto non è nella natura delle reazioni, ma nella scala. Finché sono vivo, le azioni e le reazioni coinvolgono la totalità del mio corpo. Quando muoio, le azioni e le reazioni si frammentano nelle molecole, il mio corpo si dissolve, eccetera, eccetera, ma il principio resta lo stesso. La scorsa settimana, ricordate, avevo parlato di Bisha, del problema che Bisha pone a proposito della definizione di vita, come l'insieme di quelle reazioni che resistono alla morte, di quelle azioni che resistono alla morte. Il principio è sempre questo. La morte, da una parte, è la normalità, è tanto normale quanto lo è la vita. Dall'altro, non esiste una vita di un organismo intero differente per natura dalla vita delle sue varie parti. E a sua volta le varie parti, poi i tessuti, sono espressioni di forze vitali che a loro volta si dissolvono. Nascere, vivere e trapassare e cambiare forme. Io non voglio affatto in questo senso. Che importa una forma o l'altra? Ogni forma ha la felicità e l'infelicità che le è propria. Dall'elefante alla pulce, dalla pulce alla molecola sensibile e vivente, origine di tutto, non un punto dell'intera natura che non soffra o non goda. Che cos'è la sensibilità? Anzitutto, questa capacità di soffrire o di godere. Tutte le forme si equivalgono. In questo sì, davvero Diderot è il più radicale monista, forse, della filosofia moderna. Anche qui, probabilmente tramite Toland, Diderot fa proprio una posizione che nell'ambito della filosofia rinascimentale troviamo espressa, per esempio, in Giordano Bruno. John Toland, l'ho detto, Le lettere a Serena sono un'opera che ha avuto un importante ruolo nell'elaborazione di Diderot e dei sogni di Rambert. John Toland fu anche un conoscitore, uno studioso, un divulgatore in qualche modo del pensiero di Giordano Bruno, che, come potete ben immaginare, non è che avesse poi una gran diffusione tra 6 e 700 per motivi fin troppo ovvi. Beh, se voi andate a leggere quell'opera che è probabilmente la più radicale, La Cabala del Cavallo Pegaseo di Giordano Bruno, l'unica opera che Bruno fece finta di non aver scritto, e anzi, in qualche modo, mentre non ripudiò lo spaccio della bestia trionfante, che pure gli procurò notevolissimi problemi, a un certo punto, a proposito dello spaccio della Cabala del Cavallo Pegaseo, quando venne interrogato, cercò di svicolare dicendo sì, insomma, era uno scartafascio, e
anche nell'introduzione, la definisce come un'operetta sommato di relativa importanza, perché era più blasfema tra le opere di Bruno, che insomma ne aveva scritte di diverse. In particolare c'è un punto molto interessante in cui Bruno dissolve radicalmente la distinzione tra uomo e animale partendo dall'idea che un serpente, nel momento in cui fosse dotato di braccia, mani, busto, conformazione cranica simile alla nostra e della nostra faringe, eccetera, dice Bruno, parlerebbe come se fosse un uomo, si muoverebbe come se fosse un uomo, penserebbe come se fosse un uomo, perché sarebbe a tutti gli effetti un uomo. Le forme, cioè, forme naturali, non sono gerarchicamente definite e organizzate, tutte si equivalgono, come dice qui Diderot, in fin dei conti, come dice, attenzione, come dice in un certo senso la natura stessa parlando attraverso il sogno di un filosofo che non si rende conto di quello che dice. Perché è questo il punto, abbiamo già parlato di questo tema. Il D'Alembert che delira, che parla in sogno, non è ovviamente D'Alembert. A parlare attraverso la bocca e il corpo di D'Alembert non è D'Alembert e non è neanche Diderot. Non è un fatto di trasferimento di psiche. Diderot è presente in qualche accenno come se fosse presente all'interno della mente di D'Alembert, ma a esprimere davvero, come posso dire, le opinioni che troviamo espresse sembra quasi essere piuttosto la natura stessa del corpo di D'Alembert. È come se ci fosse attraverso una rivelazione, attraverso il sogno, della verità del corpo di D'Alembert, che è una verità che non si concilia del tutto, che in parte non si sovrappone alla verità del D'Alembert sveglio. È come se sparisse una serie di mediazioni e si manifestasse una verità che D'Alembert, di cui D'Alembert non è consapevole. Bourdieu dice: ha fatto un'escursione assai bella, ecco una filosofia molto alta, sistematica in questo momento. Io credo che più le conoscenze dell'uomo faranno progressi, più essa sarà verificata. E noi dove eravamo rimasti? In fede mia non me ne ricordo. Mentre lo ascoltavo mi sono stati richiamati alla mente tanti fenomeni, il tema della memoria, che procede per via di associazione. Aspettate, aspettate, ero rimasta al mio ragno. Sì. Allora, immaginate un ragno al centro della sua tela. Spezzate un filo e vedrete l'animale a correre immediatamente. Ebbene, se i fili che l'insetto trae dai suoi intestini e vi riconduce quando gli piace fossero parte sensibile di lui? Capisco. Voi immaginate dentro di voi, in qualche luogo, in un angolo della vostra testa, quello per esempio che chiamiamo le meningi, uno o parecchi punti a cui fanno capo tutte le sensazioni suscitate sulla lunghezza dei fili. Qui è di nuovo il problema, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, della centralità di un luogo fisico possibilmente, che corrisponde poi a una unità centrale dell'io, che è questo luogo da cui le meningi, da cui si ripartono tutti i fili, i nervi, né più né meno come un ragno a un centro della ragnatela. Diderot in certi momenti sembra andare in una direzione diversa, l'alveare. Questo che qua, alveare e ragno, non si sovrappongono del tutto, sono due possibili analogie, due possibili metafore di come funzioni la mente umana. La vostra idea, dice Bourdieu, non potrebbe essere più giusta, ma non vedete che è all'incirca quella stessa di un certo grappolo di api? Ah, è vero, non me ne ero reso conto e ho fatto della prosa, la battuta qui di Julie de Lespinasse è una citazione di Molière. Il borghese gentiluomo, il quale a un certo punto viene preso in giro perché dice che parla in prosa senza neanche saperlo, cioè è talmente ignorante che non sa neanche che parlare normalmente significa parlare in prosa e allora fa della cosa senza rendersene conto. Lei, come
come il borghese gentiluomo dice: ah sì, ho fatto della cosa, ho detto la verità senza neanche rendermene conto. Ovviamente lei non si considera assolutamente una sciocca, ma è questo il gioco, come dire, certo che in realtà so che è un'analogia molto prossima, ma non è la stessa cosa. Dell'ottima prosa, come vedrete, chi conosce l'uomo solo nella forma in cui esso si presenta nascendo non ha dell'uomo la minima idea. La testa, i piedi, le mani, tutte le membra, tutte le viscere, tutti gli organi, il naso, gli occhi, le orecchie, il cuore, i polmoni, gli intestini, i muscoli, le ossa, i nervi, le membrane, non sono, per parlare esattamente, che grossolani sviluppi di una rete che si forma, si accresce, emette una moltitudine di fili impercettibili. Ecco la mia tela e il punto originale di tutti questi fili è il mio ragno, dalle meningi. L'uomo si sviluppa e così facendo, ecco perché è importante quello che dice Bourdieu, l'uomo appena nato non è ancora completamente l'uomo. Chi si limitasse a osservarne l'aspetto puramente anatomico e verificare che ci sia tutto, non avrebbe conoscenza dell'uomo. È nel suo sviluppo che si umanizza, cioè si fa pienamente, si sviluppa questa tela. I fili di questa tela sono dappertutto. Non esiste un punto nella superficie del vostro corpo al quale essi non facciano capo. E il re e il ragno erano annicchiati in una parte della vostra testa che ho già nominato, le meningi, che non si potrebbero quasi toccare senza gettare nel torpore tutta la macchina, il ruolo centrale del cervello. Vi ho detto come in qualche modo, sia pure in questo andamento un po' particolare, alla prima parte, che è più cosmologica, il dialogo di D'Alembert corrisponde alla seconda parte, che è più microcosmica in qualche modo, che riguarda la formazione dell'individuo. Ecco il ruolo del cervello, il ruolo centrale del cervello all'interno di un complesso così complesso come il corpo umano. Se si dà un colpo leggerissimo all'estremità di una lunga trave, io sento questo colpo se il mio orecchio è posto all'altra estremità. La trave potrebbe toccare con un'estremità la terra e con l'altra Sirio, l'effetto sarebbe lo stesso. E se tutto è collegato, contiguo, se tutto è trave, esistente reale, non sento quello che accade nell'immenso spazio che mi circonda anche sentendo l'orecchio? Perché questo non succede? Il De Bourdieu risponde: chi dice che più o meno non lo sentiate? Perché siete convinta di non essere connessa in qualche modo con il resto dell'universo? È tanta la distanza, così debole l'impressione, così incrociata con altre lungo il cammino, a quelle con cause di cui vi avevo parlato prima, siete circondata e assordata da rumori così violenti e diversi, e poi fra turno e voi vi sono soltanto coppie contigui, mentre occorrerebbe la contiguità. È un vero peccato. È vero, altrimenti sareste Dio. Data la vostra identità con tutti gli esseri della natura, sapreste tutto ciò che accade. Data la vostra memoria, sapreste tutto ciò che è accaduto. E quello che avverrà? Sull'avvenire fareste congetture verosimili, ma soggette a errori, proprio come se cercaste di indovinare ciò che accadrà dentro di voi all'estremità del vostro piede e della vostra mano. Questa specie di Dio, la sola concepibile, secondo me, dice Bourdieu, cioè, se esistesse Dio, che non esiste, somiglierebbe in qualche modo a questo gigantesco ragno che governa la totalità del corpo umano e dell'intero universo. Sulla base di questa analogia potremmo pensare tutto l'universo come forse un gigantesco corpo, ma questo Dio avrebbe piena contezza, conoscerebbe perfettamente il passato e il presente, ma neanche lui sul futuro potrebbe fare più che qualche congettura possibile. Non è pensabile, quindi non di scienza. Potrebbe essere esistita questa divinità, o venire e passare? Senza dubbio, ma poiché sarebbe materia dell'universo, porzione dell'universo, soggetta a vicissitudini,
invecchierebbe e morirebbe. Non è esclusa come qualche forma di possibilità esistita, ma non sarebbe quel Dio immortale, quell'essenza sovrasensibile ed eterna che appartiene alla tradizione teologica precedente. Mi viene in mente, dice Giulio De Spinasso, un'altra idea stravagante. Vi dispenso a dirmela, la so. Sentiamo qual è. Pensate all'intelligenza unita a porzioni di materia molto energetica e alla possibilità di ogni possibile specie di prodigi. Altri hanno pensato come voi. Altri avete indovinato il mio pensiero. D'accordo, cosa c'è di così spaventoso in quest'idea? Si avrebbe un'epidemia di geni buoni e cattivi. Le leggi più costanti della natura verrebbero interrotte da agenti naturali, la nostra fisica generale diventerebbe più difficile, ma non vi sarebbero miracoli. Qui il tentativo è di spiegare fenomeni naturali che sembrano miracoli sulla base del principio dell'energia e di esseri che forse sono esistiti, forse no, forse esisteranno, che possono manipolare in qualche misura la natura. Cerchiamo di comprendere bene questo elemento. Cos'è che rende unica, davvero unica, la percezione che Diderot ha del mondo naturale? Il fatto che questo mondo naturale non è impenetrabile, non è impermeabile. Questo mondo naturale è un mondo che obbedisce indiscutibilmente alle leggi newtoniane, la gravitazione universale su tutte. È un mondo che indiscutibilmente obbedisce alle leggi della fisica, della meccanica. Ma non è un mondo, come posso dire, definito una volta per tutte. Noi possiamo ipotizzare alternative che si verificheranno un giorno semplicemente perché il perpetuo fluire della materia produrrà nuove forme di agglomerati e forse nuove forme di viventi. Nuove forme di esseri pensanti o senzienti che potrebbero agire sulla natura diversamente da come facciamo noi. Soprattutto ciò che non è possibile escludere è che quella produzione materiale che ci ha resi tali quali siamo, come diceva D'Alembert nel suo sogno, era necessario che fossi così, ma in questo momento, con questa organizzazione, con questo movimento della materia, se avessi avuto, se tutto cambia, cambierei anch'io, cioè un diverso momento mi avrebbe trasformato, significa che anche la mia identità fisica è soggetta a trasformazione. La trasformazione però non è qualcosa di radicalmente altro. Dice a un certo punto Bourdieu: ma voi a 12 anni eravate la stessa persona che siete oggi? Da un certo punto di vista ovviamente sì, io mi ricordo di chi ero a 12 anni, ma il corpo, anche le idee, anche i pensieri erano diverse. Ciò che è successo è che si è costruita una storia a partire da quel momento che fa sì che io possa parlare in termini unitari. Ma questa storia non presenta nulla di necessario e, come posso dire, vincolante. Le cose fossero andate diversamente, io sarei stato un'altra persona. Lei, Julie De Spinasse, sarebbe stata un'altra persona e avrebbe continuato ad essere chiamata Julie e avrebbe continuato a dire io. Ma manca quella necessità
stringente della coerenza stringente del soggetto pensante, che era quello cartesiano, diciamo, quello della sostanza unitaria ed unica. Vabbè, terminiamo.